Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi come nuovissimo video, cioè la continua del video dell'altra volta, ci troviamo sempre qui alla nuova fiera di Roma, alla sezione country e irlandese. Questo è il festival irlandese, ora vi faccio vedere cosa ci sta qua dentro e poi andiamo anche nella sezione country a vedere le cose particolari, le cose che ci stanno, insomma. Ma ragazzi, vi raccomando, iniziamo subitissimo, ma non prima che vi siete, come al solito, iscrivete al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre, dai. Quindi ci troviamo, come detto, alla nuova fiera di Roma, al Festival dell'Oriente. Roma incontra le nazioni, mo c'è il titolo lungo, l'hanno fatto. Quindi ora qua è il festival irlandese, entriamo dentro e vediamo cosa ci sta. Raga, e qua invece al coso dell'Irlanda c'è sta pure il pullman irlandese, il party bus. Ma non so se sì, vedo che la gente c'è sta a salì sopra, vedo. Ma vediamo se mi fanno entrare o non mi cacciano prima. Non c'è, l'ho preso su tutti. Se può entrare. Proviamo a entrare, raga. Non so se. Vai. Se può entrare, fammi entrare. Raga, guardate quanto. Tutti sti LED, tutti sti cosi, raga. C'è sta a fila, raga. C'è sta il pesce parlante. Come? Il pesce, tiè. Tiè, raga, entriamo arcoso qua. Tiè, vi faccio vedere il panorama, sì. No, qua stiamo sopra al pullman inglese, con tutto il panorama. Tiè, raga, qua stiamo al padiglione irlandese, dove qua se imbriagamo tutti, sì, se imbriagamo tutti i tipi di birra che ci stanno. Tiè, raga, e qua è tutto il coso irlandese, e qua si sta il pullman irlandese, sì, me sta venire. Er mar di mare, non te muoversi, quasi sta il puma che traballa tutto, sì. E niente, sì, mi sta venire mar di mare. Qua invece, raga, come vedete, ci stanno quelli con le spade che ti insegnano ad attemazzate. Che spade, tia, raga. E raga, c'è sta pure il ragazzino che spade. È il maestro, questa è proprio la lotta degli antichi celti, che vabbè, e loro sanno che spade, e qua c'è sta pure la tenda chi scudi con quelli delle spade, raga. Guardate, questo è il maestro che gli sta insegnando ad essere mazzate che spade, e loro sono quelli che sono gli elmi dei caduti nelle battaglie, raga. Tiè, raga. E raga, invece qua giustamente, se stiamo al padiglione celtico, non poteva mancare ovviamente Stone Age, raga. Ci stanno pure le installazioni di Stone Age, ci stanno, ragazzi, come potete vedere. Guardate, però devo dire, fatte abbastanza bene, ovviamente non sono enormi come quelle di Stone Age, però ci stanno, danno il loro effetto, raga, vedete? Mi piace, ragazzi, ci siete mai stati a Stonehenge? Scrivetelo qua sotto nei commenti se ci siete mai stati. Io sinceramente mi accontento di sta roba qua, e quindi mi va bene lo stesso. Raga, qua invece stiamo nella zona country. Ora qua dovrebbe esserci il palco che la gente inizia a ballare la musica country. Mo vi faccio vedere se riesco a beccarli, dovrebbero iniziare tra poco. Questi invece sono i cappelli da cowboy, i cappelli americani da cowboy, ragazzi, guardate quanto soffi, così col bue sopra il cappello, raga. Col bue davanti, ora questi sono proprio fighi, raga, bello, devo dire. Sì, raga, vi faccio vedere le tende dei nativi americani, raga, guardate
guardate quanto sono belle, peccato la fine che hanno fatto. E vabbè, questi sono i nativi americani, ragazzi, devo dire. È bello, lui invece è l'altro nativo, uno dei nativi americani, devo dire. Guardate, ragazzi, guarda, tu da farsi le foto, che tu da farsi le foto ca tenda e con l'indiano americano. Erbufalo. Raga, qua invece, vedete, sto nella tenda della tenda dell'indiano, ragazzi. Mi vedete così? Una tenda dell'indiano, raga, guardate, mi metto così proprio come l'indiano, ragazzi. Qua ci stanno tutte quelle altre persone a farsi e foto, chi indiane corbue. Poi invece c'è sta anche l'altra parte dove ci stanno i cavalli, che andiamo a vedere. Questa invece, come ho detto, è la sezione dove stanno, dove sta Pocahontas col cavallo, con Pocahontas col cavallo. E qui è tutta la sezione, vedete, con indiani, a gente che se fa le foto, per questa sezione dove stanno gli indiani americani, i nativi americani, ragazzi. Raga ho visto il mio talento a sparare, raga. Ci stanno quelli che sparano, raga, mo ho svaligio, gliele pio tutte lattine a lui, raga, a sparazzi, e pio tutte. Ora il caro Matteo vi farà vedere come pio tutte. Simo, ve faccio vedere mo. Raga, avevo detto che piavo tutti, raga, e ho piato il gattino sembra, raga, io ho fatto. Raga, ovviamente nella zona country non poteva mancare il toro meccanico, mo vado a provare con l'ernier disco, mo vado a provare lo stesso il toro meccanico, vediamo chi vince, io o il toro, vediamo. Raga, guardate invece il saloon proprio del West, diciamo. Bello, beh, peccato, a quest'ora è chiuso il saloon, se no mi facevo un mezzo whisky. Raga, invece, se vi volete fare un giro come ai corsi del West, ci stanno pure le carrozze, tiè. Raga, queste sono proprio carrozze originali che vengono proprio dall'antico West. Raga, qua ci sta pure la zona della fattoria con gli asini, le capre. Vediamo se riesco ad avvicinarmi un po', Guardate, ci sta pure l'ama, la capra, non lo so. E raga, guarda, mo vediamo se riesco ad avvicinarmi. Sì, raga, guardate l'asino. Cioè, guarda qua. Che carino l'asinello. E con tutte queste che è la pecora, il caprone. La pecora e il caprone, non manca più nessuno. No, quella è un'altra cosa. E bello. Quindi ci sta pure la zona degli animali. Che carino l'asinello. E niente, raga, qua invece ci stanno i cantanti country e rock and roll, che cantano il rock and roll. E invece, raga, qua c'è sta la mia limousine, raga, guardate quanto è figa
a limousine, raga, e niente, questa è a limousine, americana, la limousine, come c'è scritto qua, di Elvis Presley, ragazzi, sempre qui alla Fiera di Roma. C'è sta un bel po' di tutto, devo dire, c'è sta un bel po' di tutto, c'è sta pure il gonfiabile che te saluta, raga, o vedete, e ve saluta e ve dice sciogari. E niente, ragazzi, e quindi vi ho fatto vedere un po' di cose. Qua c'è sta anche il palco dell'Oktoberfest. L'Oktoberfest ad aprile è un po' particolare, un po' fuori stagione, però vabbè, basta che sembri agamo, sì. Quindi, ragazzi, vi saluto con il palco dell'Oktoberfest dietro di me. Noi invece ci vediamo al prossimo video, che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Sciocari!